Letteratura e teatro assieme, un connubio vincente per la scuola Ettore Romagnoli di Gela, retta dal dirigente Sandra Scicolone. Appuntamento nell'auditorium alla presenza di numerosi docenti ed alunni. È stata l'occasione per presentare il libro È arrivato l'ambasciatore, scritto da Anna Maria Piccione. La presentazione è stata accompagnata dall'esibizione della compagnia teatrale Dei Gatti Matti, due forme espressive che si sono incontrate tra loro, suscitando l'interesse dei presenti. Io non riesco a immaginare una vita senza libri, una vita senza teatro, una vita senza musica. E chi magari ha voglia di imporre una vita di questo genere, impone una vita estremamente triste, l'abbiamo visto in Afghanistan, le prime cose che sono sparite sono proprio quelle che sono necessarie alla vita, a rendere la vita anche degna di essere vissuta, il teatro. La musica, fammi immaginare una vita senza musica, è una vita tristissima. Quindi non è cultura, è vita quotidiana. E la nostra giornata dovrebbe avere sempre dei momenti dedicati alla cultura, detta in questo senso, quindi ai libri, alla musica, al teatro, alla parola. Il problema italiano è che si è convinti che la lettura sia un'attitudine, totalmente diversa da quella che è l'Inghilterra, dove la cultura è un'abitudine. Basterebbero 10 minuti al giorno, 10 minuti al giorno in ogni scuola, un determinato momento della giornata, a prescindere dall'ora, un libro sulla cattedra e leggere per 10 minuti. E la lettura diventa una sana abitudine. E non soltanto un'abitudine, un'amica, perché non c'è miglior amico di un libro, non c'è miglior amico di un libro. Soddisfatto del risultato ottenuto, il dirigente scolastico Sandra Scicolone. L'incontro con lo scrittore è una delle attività più normali alla scuola Romagnoli. Tra l'altro, l'incontro con lo scrittore, che è preparato da una lunga fase di studio sull'opera, sulla tematica, diventa, come dire, assolutamente propedeutico ad una visione dell'evento che sia consapevole. Oggi abbiamo Anna Maria Piccione con un libro particolarissimo che si intitola È arrivato l'ambasciatore, che tratta di un tema estremamente delicato, il tema dei minori non accompagnati, i bambini migranti che vengono dal centro dell'Africa. Tutto affrontato con una dolcezza, con un garbo, ma anche con un realismo che porta i ragazzi veramente a entrare probabilmente in empatia o comunque a capire le problematiche che riguardano i minori non accompagnati.